Il tema appunto era quello del commercio elettronico, vendere online per rilanciare l'economia e il Made in Italy, quindi diciamo c'è una grande responsabilità e un collegamento molto diretto con l'economia. Però siamo partiti da un concetto imprescindibile che comunque tocca tutti gli aspetti del digitale, ma noi ci teniamo a ribadirlo, nel senso che noi possiamo fare dei negozi che funzionano bene, ma se non abbiamo le strade sono inutili. Le strade è la banda larga. Ho messo un dato Agicom del 2013, un italiano su tre non si è mai collegato a internet, quindi è ovvio che su internet non possa acquistare. Senza la banda larga non si può fare niente e bisogna intervenire subito, ovviamente. Detto questo, passiamo ai temi un attimino più specifici. Il primo che abbiamo affrontato è quello dei pagamenti. Siamo nel paese in cui 8 operazioni su 10 vengono fatte ancora in contanti, però siamo anche nel paese che per quel che riguarda l'e-commerce ha bisogno di fare un salto in avanti. A questo proposito, devo dire purtroppo che persino Amazon ha deciso, di aggiungere il pagamento in contanti ai suoi negozi perché appunto si rende conto di questi numeri, ma bisogna guardare avanti perché l'e-commerce non può basarsi su sistemi di questo genere. L'idea, in base ai problemi che sono emersi al tavolo, è quello di far sì che si trovino degli accordi con le banche per agevolare le commissioni e le associazioni a loro volta avranno il compito di pattuire condizioni ulteriormente agevolate per chi appunto decide di vendere in rete. Un altro problema è quello della logistica. Molti dei partecipanti al tavolo hanno chiaramente detto che per colpa delle spedizioni non riescono a essere competitivi. La soluzione è quella di quindi rivolgersi alle imprese che si occupano di spedizioni private in maniera tale che loro possano lavorare nel modo migliore e possano offrire un servizio che permette a chi vende di dare un servizio a sua volta decente ai clienti. Quello delle dogane è direttamente collegato alla logistica, un problema che io personalmente ignoravo, me l'hanno spiegato i partecipanti al tavolo, mi hanno detto che appunto ci sono casi in cui, un esempio che mi è stato fatto è quello tra Poste Italiane e la Russia, vengono trovati accordi agevolati. Sicuramente le istituzioni devono in qualche modo farsi carico di questo che è evidentemente un problema e assicurare, insomma, spostamenti della merce che non creino problemi a nessuno. Poi il discorso della formazione ovviamente lo hanno ripetuto tutti, lo facciamo anche noi, perché ovviamente le aziende hanno bisogno di formarsi e di formare, come sappiamo, quindi bisognerebbe far sì che grazie a dei voucher possano inserire dei neolaureati in azienda e possano imparare quello che serve per sviluppare l'e-commerce. Poi un passaggio. Il riferimento è a un'iniziativa che una grossa azienda privata ha fatto in Italia, per aiutare le imprese a digitalizzarsi. Sto parlando di Google. Questo dovrebbe spettare alle nostre istituzioni, quindi apprezzato sicuramente l'intervento, però qualcosa va fatto anche da qua. L'istruzione, come hanno detto in conclusione del tavolo precedente, deve partire non dal liceo, non dall'università, ma dalle elementari. Bisogna formare una nuova generazione di persone che ha a che fare con questi temi e che possano aiutare le aziende. Detrazioni, ultimo aspetto, ma ovviamente non meno importante, detrazioni specifiche, perché appunto stiamo parlando del motore dell'economia, di parte del motore dell'economia. Quindi bisogna in tutti i modi agevolare le aziende che decidono di investire in ricerca e sviluppo in generale. Questo accade, ma parlando di vendita online nel modo specifico. Grazie, grazie mille Martina, che addirittura ha recuperato un minuto che io potrò quindi utilizzare per un terzo grado, che essenzialmente verte attorno a una domanda: qual è il livello di diffidenza dei nostri artigiani rispetto al tema dell'e-commerce? Allora, più che un livello di diffidenza, io ho trovato un giustissimo livello di curiosità che però svela un bisogno appunto di fare chiarezza. Nello specifico c'era una imprenditrice di Grosseto che ha un'azienda di infissi che mi è parso di capire da come ha parlato funzioni molto bene, però era al tavolo per capire come eventualmente utilizzare l'e-commerce. Alla fine, dopo aver parlato con lei quelle ore, gli ho chiesto: ma per fare cosa in realtà? Al di là dell'obiettivo di vendere online, però ho capito che non è così chiaro l'obiettivo che ci si pone a lungo termine, perché vendere online vuol dire magari espandersi, vuol dire crescere, vuol dire rivolgersi non soltanto come artigiano alla comunità locale, ma guardare oltre i confini regionali e addirittura andare all'estero. Però se non è così chiaro e sicuro se lo voglio fare, perché lo voglio fare, ovviamente mettermici è ancora più difficoltoso. Quindi, prima di tutto, la necessità di costruire un sistema di competenze
connesse attorno alle possibilità dell'e-commerce. Ma capire cosa si vuole fare è davvero, come sempre nella vita, peraltro. Grazie mille, Martina.